Voi immaginate il mio divertimento, anzi il nostro divertimento, di guardare negli occhi la cugina di Carrara mentre cantiamo questa canzone. Non saprete mai dove sta, ma sta fra di voi. Non è detto che risponda alle caratteristiche di cui abbiamo parlato. La marmorea consistenza delle sue appendici mammarie, devo dire che corrisponde al 70% delle gentili astanti, quindi siamo fortunati per la nostra platea, ma allo stesso tempo non riveleremo la sua identità, anche perché ormai è diventato un personaggio. A questo punto sarebbe meraviglioso suscitare e sollevare un dibattito fra gli astanti su quelli che sono i confini indefinibili fra naturale e innaturale, fra carnale e artificiale, ma su questo devo dire che ci stiamo applicando per creare qualcosa di più ampio e più dettagliato. Se alla fine delle nostre chiacchiere qualcuno di voi avrà voglia di dire qualcosa, io sono pronto a aprire un dibattito, a parlare, a discutere. Mi rendo conto che stiamo toccando temi pesanti, temi spiacevoli, che stiamo mettendo in dubbio quelle che sono, ahimè, le pudibonde e riservate credenze esteriori della gran parte degli italiani, che improvvisamente si trovano tutti moralisti e tutti pronti a giudicare il proprio vicino, tutti pronti a guardare nel buco della chiave e tutti pronti a impugnare la loro corretta e rettilinea condotta relazionale. Noi abbiamo un profondo rispetto delle persone che possono vantare di poter passeggiare felici come coppia soddisfatta e assolutamente aliena da ogni tentazione, come i signori che hanno appena attraversato questo palco, lui con la giacca appoggiata sulla camicia nivea, lei che lo abbraccia con un vestito nero, lei che sussurra nelle orecchie, lui sicuro della sua centralità. Ecco, si stanno allontanando, ma noi li invidiamo, ma non sappiamo che tutti possono essere felici come quei due signori che rappresentano la coppia perfetta. Non esiste la coppia perfetta. Esiste una profonda e radicale tentazione di uscire dalla propria gabbia carnale. E io per tanto tempo ho riflettuto su questo, ho riflettuto soprattutto osservando quella che era la mia formazione fanciullesca. Io ho un'immagine che mi è rimasta impressa nella memoria e nell'emotività, che ancora mi provoca dei conati di disprezzo e una tentazione forte di reazione. È l'ultima illustrazione del libro di Pinocchio, almeno nella versione che avevo io, che è quella classica che hanno tutti i signori nati nel 1954, che è una generazione terrificante che è passato attraverso tutte le epopee generazionali possibili, ma in realtà si rende conto alla fine che nessuna valeva la pena di essere veramente celebrata. L'ultima illustrazione del libro di Pinocchio rappresenta il Pinocchio trasformato in bambino che guarda con disprezzo e con vergogna il burattino. Ho sempre pensato che in realtà Collodi avesse voluto dare un finale sbagliato a quel suo libro, libro meraviglioso, il più cyberpunk dei libri che sia possibile avere in mano, in cui viene rappresentata la gloria di un essere artificiale, che in realtà ha una totale libertà, una totale sconsideratezza di quelle che sono le regole che vogliono rendere mesti gli umani, e si muove in questa sua felice dimensione fino a che gli fanno capire che in realtà il suo punto di arrivo finale è quello di essere un bambino come gli altri, come tanti bambini, un bambino grasso, felice, contento. E Pinocchio alla fine diventa bambino, non avrà più il naso che si allunga meravigliosamente per ogni bugia, non avrà più quei piedi di legno che è possibile sostituire quando si bruciano davanti allo scaldano, non avrà più niente di quello che rappresenta la meraviglia di essere artificiale, ma sarà un grasso, fottuto, schifoso bambino con in tasca il borsellino con gli zecchini già pronto a fare lo strozzino, una cosa terribile. E quel povero burattino abbandonato sulla sedia così, e dice quello schifoso di fronte a Geppetto, completamente rincoglionito, pensa, un falegname meraviglioso che riesce con pialle e sega a farsi un figlio senza bisogno di una donna, diventa un signore con la livrea, tranquillo, così totalmente reale, un burino ripulito, lo abbraccia, guardano il burattino, ah quanto ero buffo quando ero burattino, adesso sì che sono contento, grasso bambino, già carne pronta a putefarsi, quando in realtà poteva essere un maglioso bambino di legno. E su Pinocchio abbiamo incentrato la nostra fantasia.
Per tanto tempo io ho frequentato un mondo parallelo di cui non si parla più, in cui una volta sembrava che rappresentasse, ma per una vulgata giornalistica, non perché fosse realmente così, il punto di attenzione più alto della popolazione umana, il luogo in cui ognuno poteva ricostruire un altro se stesso attraverso la costruzione di un avatar, quindi un burattino che si relazionasse con altri esseri umani attraverso una meravigliosa forma fatta soltanto di luce, fatta soltanto di pixel. Beh, qualcosa di cui non si parla più, ormai è finita la cronaca giornalistica, quindi di questo mondo parallelo non si parla più, anche se ancora c'è qualcuno che si muove così. Beh, allora pensammo che in realtà Pinocchio era il primo avatar, la prima rappresentazione di un dio che scendeva sulla terra, si costruiva come qualcosa che somigliasse agli umani e errava felice fra gli esseri umani a vedere i loro limiti e le loro miserie e i loro splendori. E quindi Pinocchio fatto in Hollywood, che è una delle texture in cui si potevano costruire avatar in Second Life, abbiamo pensato una sera, ebri di Margarita, di comporre un'ode che sappia tanto di ringraziamento e di gratitudine.